E tutto questo lavoro l'ha fatto da sola? No, non sarei mai riuscita. C'è Pietro, non lo dimentichi. Voglio dire, assistenti non ne ha mai avuti? Purtroppo no. E chi si incarica del trasporto e dello scarico dei materiali occorrenti? Il fuoco costante, l'accumulazione di calore? Noi due. E tutto questo qui dentro. A lei sembra molto, eh? A me sembra niente. Proprio oggi, ha visto? Sono uscita da un esame con un pugno di mosche in mano. La mia scoperta è solo nella mia fantasia. Non si vede, non si tocca. Non ha peso, consistenza. Sono un'allucinata. Può procurarmi una copia degli appunti che ha tracciato finora? Starò una settimana a Parigi. Al mio ritorno a Londra ho intenzione di interessare alle sue ricerche la Reale Accademia Inglese. Può darsi che oltre Manica qualche intelligenza più tollerante la si trovi. Io penso che le ricerche d'ora in avanti debbano essere fatte su minerali d'uranio o derivati dell'uranio. È una convinzione che mi porto appresso fin dal tempo del mio primo lavoro a Parigi. Avrei bisogno di quintali, quintali di peblenda. So che ce n'è tantissimo in Boemia di questo residuato dell'uranio. Giace lì, inutilizzato. Non posso prometterle molto, ma mi interesserò di questa faccenda, glielo assicuro. Le do l'impressione di una presuntuosa, di un'esaltata, dica la verità. Lo sa che la modestia non è sempre una virtù? Nel nostro specifico campo, più si pretende dalla nostra intelligenza, dalla nostra abilità d'indagine, meglio è. Se l'uomo fosse stato sempre falsamente modesto, si nutrirebbe ancora di radici e andrebbe vestito di pelle di animale. E si ricorda di farmi avere quanto le ho chiesto. Io non ho il suo fascino, il suo potere di convinzione. I miei colleghi inglesi mi chiederanno prove concrete. Ma quanto posso dir loro è già stupefacente. E voglio stupirle. Non le dirò continui. Non si lasci influenzare. Non disarmi. Sono parole inutili per una donna come lei. Mi auguro soltanto che la pochezza umana e la cecità degli altri non intralcino questo suo stupendo lavoro. Mi farò sicuramente vivo prima di partire. E si ricordi, quegli appunti mi sono indispensabili. Buon lavoro, Madame Curie. Signora, finalmente. Venga subito, Irene sta male. Che hai detto? La bimba sta male, l'ho messa a letto. Ha la febbre molto alta e non fa che tremare. Vieni.
Il re. Bambina mia, ma che è successo? Perché non mi hai avvertita? Hai chiamato il medico? Lo aspetto da un momento all'altro. Ma stamattina, prima che uscissi di casa, stava bene, mi pare. Quando è venuta a salutarmi nello studio, ho sentito che era calda. Aveva gli occhietti lucidi. Poi, durante la giornata, la febbre è salita. Io speravo che tu rientrassi presto. Pare che dorma. La febbre è alta. Non è giusto lasciare da casa la propria figlia per tante ore. Ma perché non mi hai chiamata? Sono qui, cara, la mamma è vicina. Non me ne andrò più, stai calma. È inutile che le nasconda, signora Curie, la gravità del caso. La piccola è affetta da una grave forma di infezione con complicazioni di natura polmonare. Non so come si risolverà. Spero nella fibra resistente della bambina. La notte sarà decisiva. Io tornerò domani mattina. Se la crisi si aggrava, mi avverti. Buonanotte, signora Curie. Pietro, va a dormire. Resto io. No. Mi pare un incubo. Eravamo così felici. Non ricordo nemmeno come sono passate queste ore. E non so come passeranno le altre. Vai a dormire. Quest'incubo finirà. Come sta adesso? Non riesco più a capire. Dorme. È più calma. È quasi l'alba. Ieri mi è venuto incontro con quel suo vestitino bianco. Ha allargato le braccia. Mi è saltato al collo. Non ti vedo quasi mai, papà. E nemmeno la mamma. Come siamo soli. Questo dolore è nostro. E basta. Non abbiamo nessuno. Irene. Mammina, ho sete. Ha chiesto da bere, ha parlato. Sta meglio. Ho sete. Ecco. Sono qui, cara. Sono qui.
Questa pioggia continua e mi logora i nervi. Hai lavorato abbastanza. I risultati sono eccellenti. Può bastare per oggi. Ma ti rendi conto di quanto siamo ancora lontani? Ma perché nessuno ci aiuta? Non lo sanno forse in quali condizioni siamo costretti a lavorare. Il materiale si deteriora, il lavoro viene danneggiato in continuazione. Quello che sei riuscito a scoprire renderebbe pazzo d'orgoglio qualunque scienziato. Sì, sì, vedi, la difficoltà maggiore è uscire dal teorico. In questo campo è la realtà pratica che convince. Non me, non te, ma gli altri. Noi lo vediamo, questo elemento, l'abbiamo qui. Ma tirarlo fuori, farlo vedere anche agli altri, vederlo anche noi, con gli occhi del corpo, come l'abbiamo visto con quelli della ragione, del calcolo, è questo che io voglio. Presentarlo finalmente come una cosa viva, che si veda, si tocchi, isolarlo. Ecco, signori, questa forza ha un aspetto fisico, un potere pratico, un'identità. Esiste. E poiché sprigiona scintille d'energia e emana di continuo delle radiazioni e... radio. Lo chiameremo radio. Maria, non piove quasi più. Facciamo due passi. Che ora abbiamo fatto? Non è tardi. Sei stanca? No, no, no. Finora ho avuto un'insopportabile emicrania passata. Perché sei uscita di casa? Non volevo lasciarti qui solo. Come ti senti? Meglio, meglio. Non ho quasi più febbre. Tu hai bisogno di riposo. Il dottore... Oh, il dottore. Morirò vecchissima. Pietro, dobbiamo rivedere i nostri calcoli. Forse la quantità di radio contenuta nel minerale è estremamente più bassa. Non avevamo denaro, un laboratorio decente, assistenti per condurre a termine questa fatica senza limite. Niente. Era come cercare il mistero stesso con niente. Questo periodo fu per mio marito e me l'epoca eroica della nostra vita. Ma fu in quel vecchio magazzino che trascorremmo gli anni migliori e più importanti della nostra esistenza, interamente dedicati al lavoro. Esiste. Siamo arrivati alla conclusione. Non c'è, abbiamo sbagliato. Non è possibile. Non posso credere ad un abbaglio. Troppa gente si sarebbe ingannata. Quello che già sappiamo è provato, è reale.
Non è per questa strada, evidentemente. Guarda, guarda tu stesso. L'esperimento è finito. Nulla. L'aria stessa è immobile. Avrebbe dovuto avvertirne la presenza, esserne emozionata. Niente, niente, niente. Abbiamo sbagliato. Non è possibile. Noi non cercavamo l'astratto. Eravamo per la via giusta. Le indicazioni non potevano sbagliare. Siamo riusciti a convincere anche gli altri. Cominciavano a credere. Una verità che pareva approvata. Ma dove abbiamo sbagliato? Sbucava da tutte le parti. L'avevamo portata di mano e... e ora è sparito. No, no, no. Non abbiamo sbagliato nei nostri calcoli. 2 più 2 è e sarà sempre 4. No, no. No, è un'altra cosa. Non è toccato a noi. Abbiamo peccato d'orgoglio. Siamo 2 poveri illusi. E va bene. È finita. Non è finita affatto. Dobbiamo ricominciare. Da quel punto. Da quell'errore di presunzione. No, basta. Non posso permettere. Ti prego. Pietro, guarda. Non accendere. Domandai che colore avrà il nostro radio. E io ti ho risposto: un bellissimo colore. Ma non pensavo fosse così. Oh.